Audio Jungle. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP Sport per tutti estate, per parlare delle attività sportive della WISP, soprattutto in quest'estate, in questo periodo estivo di ripresa, di rinascita, con la pandemia ancora in atto, ma sicuramente con condizioni migliori rispetto a qualche mese fa e dunque idonee per poter praticare sport. Nei primi due appuntamenti delle settimane passate avevamo parlato di nuoto e di ciclismo, questa sera parliamo di pallavolo, lo facciamo con Roberto Primativo che è il responsabile del settore attività della pallavolo della WISP Abruzzo e Molise. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Grazie Roberto ovviamente per aver accolto e accettato il nostro invito per parlare di pallavolo, insomma delle attività che svolgete all'interno della WISP. Siamo in estate, si parla soprattutto di beach volley in questo caso, ma anche di pallavolo a tutto tondo. Allora è ripresa l'attività, Roberto, insomma vogliamo parlare un po' di quello che state facendo, di quello che farete anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È sempre un piacere tornare a TV6 a parlare di pallavolo, in particolar modo quest'estate, dopo che la pallavolo WISP si è fermata per lungo tempo a causa della pandemia. Il 24 febbraio del 2020 infatti abbiamo interrotto i campionati e non sono più ripresi. Abbiamo ricominciato però l'estate alla grande. Abbiamo ricominciato alla grande con Beach Mania, un circuito nato qui a Pescara e che è stato esportato anche a livello nazionale. Un circuito di beach che ha visto disputarsi già due tappe, una a Lido nel Pineto, lo stabilimento a Lido nel Pineto, e un'altra alla Croce del Sud. Sono stati due eventi molto belli perché finalmente abbiamo rivisto amici ed atleti a ritornare in campo a divertirsi. Il 7 di agosto abbiamo un altro importante appuntamento che chiuderà queste manifestazioni di Beach Mania. Si terrà sempre alla Croce del Sud in collaborazione con la Talento Volley di Stefano Iaselli e con Sport Mania di Mariangela Di Pietro, due nostre associazioni. Tra l'altro Mariangela Di Pietro è la responsabile per la provincia di Pescara dell'attività di pallavolo, e in occasione di questa manifestazione sarà una sorta di esibizione nella quale i partecipanti alle due precedenti tappe si giocheranno il titolo di campione regionale di beach volley, e ci sarà un'esibizione di un 6x6 misto sempre, che sarà promozionale in vista del campionato che dovrebbe riprendere ad ottobre. Bene, hai parlato proprio della ripresa di ottobre. Io prima di volgere lo sguardo all'autunno vorrei restare un po' più alla stretta attualità. Insomma, hai parlato di questi appuntamenti di Beach Mania che ci sono stati, quello che ci sarà poi il 7 agosto. Insomma, parliamo di Beach Mania, dunque beach volley, giocare all'aperto, fare beach volley all'aperto. Sicuramente da questo punto di vista è stato più agevole per voi riprendere, visto che parliamo di attività sportive all'aperto. Sì, è stata una sorta di rodaggio delle attività che devono riprendere. All'aperto sicuramente è tutto più facile. Devo dire però che ho visto sia i partecipanti, quindi gli atleti, sia lo staff, ma anche il pubblico che si è radunato intorno ai campi, ho visto agire con molta attenzione, non ci sono stati assembramenti, le persone sono molto attente a quella che è anche la tutela sanitaria.
Il 7 di agosto, come dicevo, ci sarà questa occasione per ritrovarci nuovamente per fare una sorta di festa della pallavolo, e in questa occasione avrò modo anche di presentare il nuovo sponsor della pallavolo, la CSA SRL, che ha capito bene il momento difficile della pallavolo e ha deciso di investire nello sport amatoriale, nello sport per tutti, e ci darà, credo, una grossa mano per la ripresa delle attività indoor. A proposito di ripresa, Roberto, dopo un anno e mezzo sicuramente difficile e complicato per tutti, anche ovviamente per la WISP, per quanto concerne le attività sportive che hanno subito un inevitabile arresto, come hai ritrovato i tuoi atleti, i tuoi tesserati, le società, come stanno reagendo, diciamo, a questa ripresa dell'attività dopo 18 mesi sicuramente non semplici? Se dovessi giudicare da quello che abbiamo visto al beach, direi che c'è tanta voglia di giocare e tanto interesse. Sicuramente andremo avanti con i piedi di piombo, nel senso che abbiamo pensato di avviare un campionato con una prima fase, chiamiamola perlustrativa, sia per vedere com'è la situazione a ottobre sotto il profilo appunto delle problematiche che abbiamo vissuto con la pandemia, sia perché non vogliamo far investire troppi soldi alle società, e quindi vorremmo partire con una prima fase del campionato che arriverebbe intorno all'8 dicembre, e lì poi avremo modo di capire che cosa siamo riusciti a fare in questi primi 2 mesi e mezzo, per poi sviluppare una seconda fase dopo le festività natalizie. Credo che sia il giusto modo di procedere, cioè con cautela e senza impegnare con un campionato che inizia a ottobre e finisce a maggio, ma prima valutare quello che succede. A proposito dell'autunno, dunque dell'inizio del campionato, insomma, vogliamo anche approfittare di questa occasione, di questa trasmissione, Roberto, per dare qualche numero, qualche notizia del settore attività della pallavolo della WISP nella nostra regione, insomma, quanti sono i tesserati, le società, insomma, cosa fate durante l'anno, cosa organizzate durante l'anno, al di là anche del campionato di cui parlavi poc'anzi. Adesso parlare di tesseramenti è sicuramente prematuro, anche perché i tesseramenti partono dal 1° di settembre, quindi attualmente abbiamo tesserati solo per il beach volley. Le attività chiaramente non si limiteranno al solo campionato, ma sono previsti anche degli eventi di carattere nazionale, quali la Supercoppa nazionale, che negli anni passati è stata ospitata anche a Pescara, perché la formula è una serie di gironi interregionali con una finale che si disputa dove ha sede la società vincitrice. Quindi Pescara vinse la prima edizione alcuni anni fa, 5-6 anni fa, e per cui l'anno successivo la ospitò. Questa Supercoppa riprenderà anche quest'anno, e quindi questa sarà una delle attività su cui puntare per vedere anche capire cosa succede negli altri territori. Per quanto riguarda il campionato, io conterei di svilupparlo in qualche altra provincia abruzzese. Si era mossa prima dello stop Teramo, avevamo nominato un responsabile per cercare di far partire l'attività anche su Teramo, quindi il mio sforzo sarà finalizzato più che altro sugli altri comitati e cercare di far partire le attività anche nelle altre province. Io voglio parlare anche un po', Roberto, di impiantistica per capire, insomma, quali sono le problematiche, se ce ne sono. Immagino che qualche problema ci sia, come un po' per tutti gli sport, a riguardo degli impianti. Dove giocate, dove praticate le vostre attività? Ovviamente hai parlato prima di Bicimania, in estate si gioca sulla spiaggia, nei vari stabilimenti di cui parlavi anche prima. Per quanto riguarda invece l'attività cosiddetta invernale, insomma, quali sono i campi di gioco? Per tanti anni abbiamo svolto la nostra attività, in particolare il campionato, presso le palestre delle strutture scolastiche, quindi
palestre comunali e palestre provinciali, e principalmente il campionato si svolgeva alla palestra dell'Istituto Bellisario. Quest'anno, anche per un discorso di riduzione dei costi, faremo disputare le partite di campionato nelle palestre delle singole società iscritte, che quindi ospiteranno le gare quando giocheranno in casa. Questo comporterà sicuramente minori costi, in quanto farle disputare tutte al Bellisario aveva un costo piuttosto elevato. E il campionato si caratterizzerà principalmente per dei costi assolutamente e sorprendentemente ridotti, proprio per consentire alle società di riavvicinarsi allo sport attivo. Certo, all'interno delle palestre ci sarà la necessità di avere più attenzione, ma ci sono tante società che hanno continuato in questo anno di stop comunque ad allenarsi, quindi siamo preparati anche a questo. Voi praticate, parliamo in questo caso soprattutto di Pescara, un'attività molto importante proprio nella città di Pescara. Qual è il vostro rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale di Pescara in questo senso? Ma con le palestre, con le amministrazioni di Pescara ci siamo trovati sempre molto bene. Abbiamo delle palestre dove svolgiamo la nostra attività da anni. La nostra attività è rivolta principalmente agli adulti negli ultimi anni. Prima c'era anche attività di mini volley, che però abbiamo sospeso e che vorremmo riprendere. È attività principalmente, dicevo, per adulti, in quanto il campionato è un campionato misto, quindi uomini e donne, e si svolge principalmente la sera, quindi nei momenti in cui le persone hanno bisogno più di rilassarsi e di svolgere un po' di attività fisica che combatte la sedentarietà, che è uno dei principali obiettivi della vita. Ai noi il tempo è volato, Roberto, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora qualche minuto e voglio approfittarne prima di chiudere con un'ultima domanda che riguarda proprio, tu prima parlavi dei più giovani, delle attività con i più piccoli. Avete pensato anche in prospettiva di un discorso con le scuole e in questo momento sicuramente non semplice, ipotizzabile un qualcosa di attività con le scuole della città di Pescara, di Teramo, di Chieti, insomma di dove voi fate attività? Sicuramente sì, ti parlavo prima della nostra associazione Sportmania guidata da Mariangela Di Pietro. Durante l'estate hanno svolto tanta attività per i bambini, hanno fatto colonia presso tre stabilimenti a Montesilvano e a Pescara. Contiamo sicuramente che queste attività possano trovare uno sviluppo anche durante l'inverno e quindi di avviare anche le nostre attività di mini volley e di pallavolo durante la stagione invernale. Allora siamo davvero in conclusione, per chi è in visione, per chi volesse saperne di più, Roberto, sull'attività del settore attività a pallavolo della WISP Abruzzo e Molise, vogliamo dare qualche riferimento per chi volesse avvicinarsi alla WISP e al settore di pallavolo, cosa deve fare, a chi deve rivolgersi, diamo qualche informazione di servizio. Sicuramente si possono rivolgere alla sede di Pescara in via dei Peligni 24 oppure possono cercare la nostra pagina Facebook che è Chiocciola Pallavolo WISP Abruzzo Molise, e lì troveranno sicuramente indicazioni, numeri di telefono e i progetti che mano a mano porteremo avanti. Grazie a Roberto Primativo, il responsabile del settore attività pallavolo della WISP Abruzzo e Molise. Grazie Roberto per aver accolto il nostro invito e farci conoscere anche il mondo della pallavolo della WISP. Ovviamente cercheremo nei nostri speciali anche di seguire qualche vostra attività. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi anche amici telespettatori per averci seguito, l'appuntamento di questa sera con WISP Sport per tutti estate finisce qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni, buona serata.
Audio Jungle. Yeah.